Siamo a Cittanova, alla premiata pasticceria panificio Sorbara. E Mimmo, che è il titolare, quando è nata l'attività? L'attività, io sono la terza generazione come panificazione, è nata nel 1927, io ho iniziato l'attività nel 1989, esattamente 30, quasi 30 anni fa. E la mia è una generazione di panificatori, abbiamo i lieviti da tanti anni generati, rinnovati, portati sempre con amore e passione. Piano piano dal pane ci siamo evoluti e siamo andati sulla pasticceria. Dalla pasticceria è nato il panettone con il lievito madre, il nostro unico panettone, il panettone di Sorbara. Ecco, questa curiosità, il panettone, che è un prodotto praticamente settentrionale, milanese, come mai siete arrivati a questo prodotto qui in Calabria? Perché ci siamo basati sui prodotti tipici locali, sui fichi, sulle noci, sul miele, sugli agrumi, gli aromi degli agrumi, specialmente l'arancia e i limoni, tutti i limoni grattugiati, arancia grattugiata, tutti i prodotti a chilometro zero, inseriti tutti nel nostro panettone. Il nostro panettone è molto soffice, è un prodotto ha una conservabilità di non più di 20 giorni. E si caratterizza rispetto alla produzione della grande distribuzione. Noi la produzione iniziamo in questi giorni, 15 giorni dopo dell'Immacolata, perché ha una durata massima di 20-25 giorni, senza conservanti e niente, naturale al 100%. Perfetto, è un prodotto praticamente nuovo per le nostre zone, perché noi siamo abituati al panettone calabrese, ecco, diciamo. Sì, diciamo che è un panettone nuovo, diciamo, rispetto a... Quest'anno stiamo lanciando il noci, fichi, pera e uvetta. L'uvetta giustamente non è del nostro territorio, però va inserita nel panettone. Comunque, da quello che abbiamo capito, utilizzate materie prime di primissima qualità locali, principalmente materie prime di qualità locale, le uova dei pollai sul posto, il miele, le farine mi immaginate qua dal mulino, qua dal comune di Cittanova, sempre dal mulino Anselmo. Cerchiamo di lavorare qui con i prodotti a chilometro zero principalmente. Perfetto, il mercato di riferimento? Il mercato di riferimento è il mercato, una fascia familiare più che altro. Sempre qui locale? Oppure siete pure... E il nostro problema è la conservabilità, perché non possiamo andare in mercati molto lontani. Senza conservanti poi? Senza conservanti, abbiamo il problema del trasporto e cerchiamo momentaneamente di stare sul prodotto, sul territorio. E come panettoni, solo un tipo di panettone? No, facciamo più di un tipo di panettone, c'è il classico con l'uvetta, senza canditi, poi abbiamo quest'anno anche abbiamo il frutti del bosco, il cioccolato bianco, il pistacchio e il bergamotto. Che vedremo in appresso, ci rifarà a vedere. Perfetto, e in bocca al lupo, speriamo vada tutto bene anche per quest'anno. Sì, grazie tante, tanti auguri a tutti dal panificio Sorbara. Grazie, grazie. Davide Deraco, anche qui presente questa sera a presentare i suoi prodotti. Sì, grazie anche a Domenico, abbiamo trovato un connubio per la prima volta a sfatare questo mito dei prodotti. Io mi occupo della preparazione di prodotti senza glutine, quindi con Domenico abbiamo deciso di fare questo tipo di iniziativa e sfatare finalmente il prodotto imbustato da parafarmacia o farmacia, e qui, come vedremo oggi, lo troverete fresco, da consumarsi subito perché senza conservanti, con prodotti effettivamente a chilometro zero, prodotto dalle nostri agrumi, dalle nostre mandorle, quindi si può effettivamente avere un prodotto di qualità senza glutine anche qui in Calabria, e dove veramente facciamo la differenza.
sappiamo che c'è tanta gente che ha questo problema del glutine, quindi è una cosa, una novità abbastanza importante questa per i nostri cittadini pianigiani. Sì, effettivamente dagli ultimi dati Istat purtroppo è in aumento questo tipo di patologia. Parliamo sì di celiachia, ma anche di sensibili al glutine, sensibili al lattosio, sensibili all'uovo. Quindi io insieme a Domenico abbiamo fatto questo tipo di produzione, io la faccio a Torre Nova, però con Domenico collaboriamo, siamo molto in sinergia tra noi per veramente tirar fuori un prodotto di qualità e che sia veramente buono sia da gustare sia da vedere. Perfetto, ci fai vedere qualche prodotto allora? Sì, qui andiamo a vedere i prodotti con glutine, basta vedere il mandorlato fatto con lievito madre come Domenico diceva prima, un prodotto veramente fatto con lievito madre da decenni, come si può ben notare la consistenza morbido, quindi è uno dei prodotti effettivamente di fascia di qualità molto molto alta. Poi passiamo al bergamotto, il panettone al bergamotto, il panettone con come diceva prima Domenico, frutti rossi e cioccolato bianco sopra, e quell'altro, il mandorlato con uvetta, noci, fichi. Passiamo la parola direttamente a Caterina, che è colei che li produce. Perfetto, signora Caterina, allora. Questo è il prodotto di punta, diciamo, perché con noci, fichi e uvetta, ricoperto mandorlato, come potete vedere rimane soffice, visto la consistenza delle materie grasse, come possono essere le noci, i fichi, e rimane molto gustoso al palato. Poi abbiamo il tradizionale con l'uvetta, e quello al pistacchio, che sono ormai i gusti che vanno per la maggiore, quindi con la crema di pistacchio all'interno, ricoperto sempre con cioccolato bianco e granelli di pistacchio sopra. La varietà è terribile, non c'è paragone. E con lievito madre, tutti i nostri panettoni, quindi devono essere consumati a breve, perché hanno una scadenza massimo 20 giorni, perché non hanno nessun tipo di conservante. Senza coloranti, senza conservanti? Tutto con materie prime, tutto con... Cosa hanno da diverso dai panettoni milanesi? Perché non sono fatti con le materie del nostro territorio, a chilometro zero, con le arance che sbucciamo noi, usiamo le bucce, quindi è tutto un lavoro artigianale. Perfetto, complimenti, continuate così. Sì, grazie. Qui come potete vedere c'è il pandoro, effettivamente un prodotto artigianale, come potete notare l'alveolatura della lievitazione del prodotto è veramente di ottima manifattura, perché questo è il classico pandoro, quindi. Sì, un pandoro classico dove Domenico lo produce sia classico sia con ad alberello, diciamo, con le creme, come il cliente come lo preferisce, senza alcun problema. Abbiamo una vasta serie di produzioni e gusti per cercare di soddisfare tutti i tipi di clientela. Poi passiamo alla produzione del senza glutine. Qui andiamo a vedere le nostre susumelle o petrali, le nostre treccine alla mandorla, o strudel con crema di nocciole o marmellata di albicocca. Lì andiamo a vedere un panettone senza glutine fatto con cioccolato, rum, pere e noci, prodotto tipici nostrani, dove il rum è stato estratto direttamente dalla Sila, in una delle produzioni effettivamente di qualità della nostra Calabria. Qui abbiamo le nacatole e, novità di Domenico, la cioccolateria.
È un alberello. Sì, sono gli alberelli di cioccolato, dove potete trovarli sia nel mio laboratorio a Torrenova, sia qui da Domenico. Sono produzioni senza glutine e di cioccolato effettivamente purissimo, dove alcuni sono anche senza lattosio, quindi per chi ha intolleranze anche al lattosio lo può mangiare tranquillamente e gustare insieme agli altri un prodotto veramente di ottima manifattura. Viene solo l'acquolina in bocca solo a guardarle queste cose. Siamo qui apposta, noi produciamo effettivamente, sforniamo solo qualità, quindi per questo ci siamo trovati subito in sintonia con Domenico, dove effettivamente tutti i giorni, ci sentiamo quasi 6-7 volte al giorno e effettivamente andiamo a, sfornare novità e qualità. Perfetto, allora Davide Drago lo trovate a Taurianova, dove? In via Circonvallazione 140, proprio sulla strada principale che porta qui a Cittanova. Siamo col mio carissimo amico Gino Cordoma, come stai? Adesso meglio? Diciamo che dopo aver gustato tutti questi bei dolci abbastanza bene, meglio di prima. Devo dire che lodevole l'iniziativa di vedere in sinergia un gruppo di operatori locali che stanno facendo un'attività nel settore dolciario, sia nel settore prodotti senza glutine, sia il tradizionale dolceria forno che sto impassionato dall'amico Sorbara. Devo dire che è stata un'iniziativa interessantissima che andrebbe amplificata sul territorio, cosa che non riusciamo a fare perché qui siamo abituati a lavorare da individualisti, non in maniera globale. Però abbiamo una grande tradizione tra Taurianova, Polistena, Cittanova, di pasticceri. Ma per questo, proprio per quello che dici tu, avendo queste industrie dolciarie che è rinomata in tutto il mondo, sarebbe la cosa più interessante poter fare in modo che da ogni singola, da un comprensore, possa venire fuori un prodotto che sia la tipologia di tutta l'area che riveste ad esempio la Piana o un gruppo di vari paesi, con una teco che spiega la denominazione del prodotto e che possa essere poi garanzia di acquisto di qualità, che è la cosa più importante. Quindi l'appello per i nostri cittadini è consumare prodotti nostri, prodotti genuini che si sanno come vengono fatti, perché sono artigiani e sono fatti con materia prima di alta qualità. Grazie Gino per la tua testimonianza. Figurati. Buon Natale a tutti i telespettatori di Piana TV. Siamo con Rosario Antipasqua che rappresenta la Confesercenti. Confesercenti sempre presente in queste iniziative. Questa iniziativa testimonia quanto è il lavoro che Confesercenti fa sul territorio con le imprese associate. Oggi è la testimonianza che due grandi imprenditori, due panificatori, Domenico Sorbara che ha trasformato e sta potenziando la propria struttura dal pane al dolce ai servizi, quelli che si danno più tradizionali, ed Eraco Davide che è un giovane panificatore che si è cimentato su tutti i prodotti senza glutine, su una materia che oggi vede sempre di più investire diciamo, i nostri familiari, ragazzi e ragazze. Anch'io ho una figlia
che diciamo ha problemi di celiacia e che con questa iniziativa possono trovare delle risposte sulle tavole rispetto a quello che era invece in passato. Ma principalmente questa iniziativa testimonia l'importanza della collaborazione di due imprese nel presentare i propri prodotti. Oggi qui Sorbara presenta il panettone a lievito naturale, altri prodotti, la cioccolateria, tutti i prodotti dell'azienda. E noi siamo presenti perché crediamo che Confesercenti deve stare con le imprese, abbiamo dato il nostro supporto, l'idea, il progetto e siamo vicino alle aziende nostre e le sosteniamo. Oggi a Cittanova, ieri eravamo a Gioia Tauro, la settimana scorsa con la festa del Torrone, a Taurianova, siamo stati anche a Reggio Calabria, siamo presenti per far forte, per far sì che le nostre imprese siano protagoniste e che le nostre imprese siano testimonianza di una presenza attiva dell'imprenditoria della nostra provincia. E gli imprenditori oggi sono un po' tartassati tra tasse, imposte, vicende varie. Cosa la Confesercenti cosa propone così al governo locale, nazionale, parliamo a livello nazionale naturalmente, ma soprattutto dei nostri imprenditori? E quali sono le proposte per un po' alleviare le sofferenze di questi imprenditori? Ma tu giustamente fai riferimento che c'è una pressione fiscale molto alta, anche se negli ultimi due anni il governo ha tentato di attuare una riforma fiscale che non ha raggiunto. Speriamo che il nuovo governo ne tenga presente, perché la tassazione, siamo oltre il 43% di tassazione, con i tributi locali si va anche al 50%, questa è una delle tematiche forse che meritava più attenzione. Una riforma del fisco, un fisco più equo, con la riforma di Equitalia, dove l'impresa può sapere all'inizio dell'anno quanto è e a fine anno quanto è il proprio ricavo e quanto tasse deve pagare, credo che è uno degli elementi importanti che bisogna attuare. Io credo che sul territorio noi ci stiamo battendo anche nel rapporto con le amministrazioni locali per vedere di revisionare quelli che sono i tributi locali, la tassa occupazione, la TOSA, per la tassa occupazione, la TARI, ecco, tutti quei tributi che incidono pesantemente. Ma c'è la volontà di arrivare ad una riforma che veda al centro, diciamo, l'economia in movimento, che veda al centro le imprese protagoniste del proprio futuro. E noi su questo spingiamo, sul rafforzamento delle piccole e medie imprese che sono poi l'ossatura dell'economia nazionale. Ecco, queste associazioni tra imprenditori è un buon motivo di rilancio anche per le nostre imprese, collaborazione, no, diciamo. Certo, io credo che ci deve essere collaborazione tra il mondo delle professioni, i commercialisti e il mondo delle imprese. Io credo che il fatto stesso che Rete Imprese Italia è nata ed è soggetto di cinque associazioni nazionali, Confesercenti, Confecommercio, Confartigianato, CNA e Casa Artigiani, è l'esempio che già noi 4 anni fa, 5 anni fa abbiamo pensato a un unico soggetto. Testimonianza è stasera questa iniziativa qui a Cittanova, dove due imprenditori, Sorbara e Piaceri Senza Glutine di Taurianova, stanno collaborando insieme. Questo è un inizio e noi su questo spingiamo. Crediamo che l'unità nel mondo delle imprese può rafforzare le stesse imprese e noi su questo daremo tutto il nostro supporto. Perfetto, questo è l'augurio, naturalmente insieme agli auguri di Natale per tutti gli imprenditori. Speriamo che questo Natale sia un Natale sereno, un Natale proficuo e che ci sia anche da parte del consumatore la scelta giusta nell'acquistare i prodotti artigianali, i prodotti effettuati dalla pasticceria, dai pasticceri della nostra provincia, dai panificatori della nostra provincia. Questa sera da Cittanova diamo un messaggio chiaro che è quello che i nostri prodotti sono di qualità e spesso, come diceva Domenico, più volte al chilometro zero perché utilizzano il prodotto locale. Quindi è un appello per tutti i nostri telespettatori: consumate prodotti locali perché sono la nostra migliore presentazione, sono ottimi prodotti, specialmente questa sera per quanto riguarda i prodotti dolciari. Ringraziamo Domenico Sorbara e Davide Deraco per l'ospitalità. A tutti buona serata. E auguri.